Ciao ragazze e ragazze, sono qui per un tutorial che vi avevo promesso di fare, ma ahimè oggi mi si è rotta un'unghia che ho incollato, ma durerà, non so se si nota, pochissimo, vabbè, pazienza. Dunque, iniziamo con il fondotinta. L'ho preso. Che è questo. Ogni tanto, visto che ne ho, giro un po'. Adesso faccio un po' di difficoltà nel sopportatemi. Bon. Mi piace tantissimo perché ha una bella colorazione intanto. È perfetto per un incarnato come tutto. Mi piace la consistenza. Questo me l'avevano regalato, peraltro, quindi la Wycon, con qualche prodotto che prendevo. E io non lo, e lo tengo così, ragazze. Mamma mia. Purtroppo, eh. Prendiamo il pennello. Veramente dopo è troppo. Comunque è un semi opaco, semi lucido, come volete voi. A me piace tantissimo. Lo metto proprio dappertutto. Questo pennello, se vedete, perde i pelucchi e io lo inizio a non sopportare più. E di Real Technique mi sa che è fallato perché di solito non succede. Non so che dire. Allora, scusate, lo pulisco un po' perché non mi piace mettere la sborda dappertutto. Allora, questo è, l'avevo già mostrato, di Wycon ed è la colorazione N30. Ok, proseguo, se no il video dura 60 ore, scusate, ma mi scrivono e a me. Allora, facciamo le sopracciglia. Ayas, la colla di quella di Essence per le unghie è micidiale. Uso questo come specchio e vado a fare le sopracciglia come al solito. L'avrete visto fare un bel po' di volte. Aspettate. Quest'occhio è la mia ossessione. Scusa. Allora, dicevo, ieri mi sono arrivati gli altri prodotti che aspettavo di Essence da Notino. Ah, non ho portato una palettina piccola. E vabbè, me l'ho mosso un altro giorno, eh. Quella era la Coffee, chi la conosce? Comunque ve la mostro domani magari. Ok, poi prendo la mia di NYX, che non la si trova da nessuna parte questo colore, almeno io l'ho trovato solo lì. Il color tipo per le ramate, secondo me è fantastico. Crea una specie di scusa, crea una specie di sfumatura in modo che, perché la trovo più carina così.
E poi il solito vedete questa, vedete che colore, ovviamente non metto solo quella perché se no sarebbe un avrei un flash al posto delle ciglia, delle sopracciglia. Qua è di Kiko, l'avevo acquistato di nuovo per scorta, quindi dura tantissimo, questo. Ed è fantastico. Il numero è lo 04. Non lo vedete? Vabbè, lo 04. Allora, partiamo con gli occhi. Comunque mi sono arrivate anche le patch occhi che avevo quasi terminato su Amazon stavolta. 100 e sono fantastiche. Allora, partiamo con gli occhi e la palette in questione è la Essence. Questo è lo specchietto, quindi meglio di così non se ne può fare a strapparlo. Ah no, sono fusa. Mi ha disturbato il discorso unghia. Vabbè, nel forno ho le zucchine che mi cuociono. Oggi le porto anche alla mia mamma. Fatto due teglie, così una a noi e una a loro. Ne metto tanto, solo qui non vado fino in fondo. Qui sì, ma sopra no, mi fermo un po' prima. Ok, anche questo è fatto. Ora prendo un pennello angolato, uno che vi piace a voi. E prendo questo colore che non è bello, è di più, e lo porto qua. Voi non mi crederete, non lo so se mi credete, ma sono con oggi 3 giorni che utilizzo sempre questi colori. Non è da me. Ah, non ho portato un'altra cosa, vabbè. Oggi è così. Col discorso che devo portare sempre tutto, non è che posso. Ho anche una certa età. La mia memoria se ne sta andando a ramengo. Ma al solito ho acceso la televisione. Penso che si veda anche nel riverbero dello specchio dietro, dello specchio, insomma, del vetro. Ecco qua. Per ora mi fermo così, con questo colore. Poi, con il polpastrello vado a picchiettare questo. Guardate, questa palette, chi non ce l'ha, merita 11 euro qualcosa, anche se me l'ha regalata, vabbè, pazienza. C'è su Notino o Amazon? Amazon, Notino, se non vado errata, anche, perché ho acquistato un'altra palette che vi mostro poi. Sempre Disney. Non contenta, andrò a picchiettare con sempre il polpastrello quest'altro colore perché lo ravviva molto. Qui all'angolo. Vedete, dà un effetto proprio
super. Riprendo un po' queste, quello chiaro, con un pennellino un po' più così. Prendo sempre questo e lo porto un po' qua, sfumandolo, così che non ci sono stacchi. Poi, profumino di zucchine. No, non metto quello perché non fanno un fallout, quindi non. Prendo con questo pennellino, questo colore solito, che è il più scuro che c'è. Lo porto qua. Ben attaccato. Idem. Di là. Ah, ecco. Domani vi farò un altro video. Domani no, magari stasera se riesco, che vi faccio vedere. Ho ordinato altre matite da Amazon di questa Le Tattoo, una colorazione nuova, e quindi ve la voglio mostrare. Sempre con lo stesso pennellino, lo pigliamo un pochettino per evitare lo scuro e vado a riprendere questo qua e lo porto qua avanti, ma sopra poi ci metto una matita che avrete visto 60 volte, che è la Tattoo sull'arancio. A me piace, cosa vi devo dire? Se a voi non piace, ovviamente. Io rifaccio esattamente i passaggi. Ho fatto io l'altra volta, quando poi mi avete chiesto di fare, riprodurlo, insomma. Poi risfumo ancora un pochettino questo scuro, solito, lo porto qua. E voilà. Vado a mettere le, a me piace tantissimo, e vado ad applicare la matita. Dopo aver applicato la matita, metterò un altro ombrettino, la matita nera Tattoo. E voilà. Poco poco qua, in modo che dia un effetto più così. Voilà.
Poi, comunque questa matita è inutile che mi ripeta. Bacio Maybelline. Non so come avrei fatto senza. Allora, con un pennellino, sempre quello là, vado a prendere il nero, un nero qualsiasi. Io avevo questo, ho preso questo. Poco, poco, poco. Vado a sfumare qua. Non bel niente, scusate. Di solito in corridoio uno specchio molto gigante. Vado là così e mi trucco. Per le sguercione come me, la sguercia che sono io. Non offendo nessuno, io dico sguercia nel senso scherzoso. Vado a riprendere un pochino di questo perché mi sembra. Mi piace più evidente. Ok, passiamo al mascara, che è quello di. Ah, non l'ho portato il mascara. Come non l'ho portato? No, vabbè. No, vabbè. Vabbè, mi dovete aspettare. Senza mascara è impossibile. Vi ho portato anche la matita che vi ho fatto, che vi ho parlato e la palettina da mostrare, già che c'ero. Fatto 31. Allora, il mascara di Kiko. La testa dove ce l'ho? Dove? Dove? Non lo so. Acquistato questo mascara? Sono curiosa, qualcuno l'ha acquistato? Io sono faccio i miei pasticci quotidiani, non sono io. Allora, se non li faccio non sono felice. Prendo questo, lo riporto qua. Perfetto. Dicevo, poi no, ho ultimato l'occhio ancora. No, 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 no. Allunga, che ha acquistato. Io ho fatto scorta, come vi ho detto, perché a me adesso è lui il mio protagonista. Sono tutta matta. Del resto mi trovo bene. Non posso parlare male. Prendo anche un pochino qua all'inizio e lo porto sulle lunghezze.
Ok, allora, come finale vado a prendere l'illuminante e lo porto cucù. Adesso per un po' uso questo, mi piace troppo. Il forno ha terminato. E lo porto qua. Vabbè, qua. Vedete che spettacolo della natura qua e qua. No, vabbè, ma questo ho già fatto il solco. Ho già fatto il solco, guardate. Non so se riuscite a percepirlo, ma qua c'è il solco. È fenomenale. Allora vado ad applicare la terra di Gucci che avevo acquistato tempo fa, ma ve ne avevo parlato. È una colorazione molto molto bella per me. Ogni tanto cambia, no? Le ho le cose, non posso, anche se a volte vorrei utilizzare sempre le stesse, ma per un periodo sì, ma visto che le ho, le cambio. Quel dito là, vabbè. No, perché faccio abbastanza cose con un'unghia così. Vabbè, il blush, mettiamo un po' di questo lo stesso. C'è una pecca di questo. Ah, faccio fatica a volte a pegare. Il solito di Nabla. E il solito di Charlotte. Ravviva proprio incarnato, eh? Ok, si passa all'illuminante. Applicato illuminante. Ok, scusate, e matita. La tinta labbra che mi ha regalato la mia bimba. Ieri sa di melone, non di anguria. Spettacolare.
Ha una colorazione meravigliosa. Cioè, proprio, proprio, proprio. Mettiamo un pochettino di matita, la solita. Questo è il trucco terminato. Molto velocemente, visto che questo video vedo che va per le lunghe, vi mostro la palettina che vi dicevo, la Coffee di Essence, ordinata a, guardate, è senza specchio. Dovete vedere che colorazioni. Questo qua è il gel, un gel che è identico, e dico identico, a quello di Huda Beauty. Cioè, e poi, non vi dico, ha delle colorazioni, è pigmentatissima, vedete, questo è bellissimo. Sfasa un po' con la telecamera, e garantisco che sono colori strepitosi. Questa è la Coffee di Essence. Io se non le ordino online, non le trovavo mai, quindi le ordino solo online. E questa, da notino, eh. Troppo bella. Con lo specchio, guardate, guardate le meraviglie delle meraviglie. Cosa non è questa palette? E sono super, super, super scriventi. Burrosissimi e nude. Guardate anche il giallo. Li sfioro, eh. E gli altri, cioè, proprio una palette che merita tantissimo. Diciamo che Essence è proprio... No, questa non è Secatrice. Essence Secatrice danno sempre il meglio anche loro di sé. E nulla, e la matita in questione è la color boh, il nome più che il colore 978 976 978, ed è questo color, un verde che è sfumato sull'occhio, da un colorito pazzesco. Devo provarlo un attimo, visto che ormai. Devo provare un pochino qua. Non si nota perché l'ho messa poco poco, perché non era mia intenzione, giusto per. Comunque sono fantastiche tutte. Questo è un colore nuovo della Tattoo di Maybelline. Queste acquistate a poco, 3 qualcosa, su Amazon. Fantastiche. Questo è tutto quello che volevo farvi vedere. Vi chiedo scusa per l'interruzione, eccetera, eccetera. Vi mando un bacione. Grande, ciao!